Buongiorno cari amici, buona giornata e buon venerdì 5 febbraio 2021, buon fine settimana di conseguenza. Allora, ieri vi dissi che avrei voluto parlare quest'oggi della All Elite Batch Break, ma come si dice, a volte giustamente si prende a balzo l'idea magari anche di cambiare un po' di routine, no? Quindi diversificare qualcosa. E come vedete anche dall'immagine di video copertina, voglio dedicare questo video a un film che ho visto ieri sera, film su Rai Movie, che gli amanti, i cineasti, gli amanti del cinema sanno più o meno che Rai Movie, Cine34, quindi canale abbastanza cult di film classici di qualsiasi genere. Ho visto uno contro l'altro praticamente Amici, che è praticamente film del 1981, film italiano diretto da Bruno Corbucci. Protagonisti, come vedete appunto dall'immagine di video copertina, Thomas Millan e Renato Pozzetto. Film abbastanza anche nella durata equilibrato, un'oretta e mezza, 90 minuti, genere commedia. Soggetto Bruno Corbucci e Mario Amendola. Gli stessi due che hanno fatto anche la sceneggiatura, produttore Achille Manzotti, fotografia Giovanni Ciarlo, montaggio Daniela Labiso, musiche Guido De Angelis, Maurizio De Angelis, scenografia Giandito Burchiellaro, costumi Silvio Laurenzi, Alessandra Cardini. Interpreti e personaggi, ovviamente abbiamo Thomas Millan che fa Quindo, Cecioni, Ermonnezza, Renato Pozzetto, Franco Colombo, la famosa ditta di carne in scatola Colombo, Anna Maria Rizzoli, Silvana Cecioni, Bombolo, Capoccione, Andrea Aureli, Giacinto, Riccardo Billi, Nonno Domenico, Erchiavica, Caterina Boratto, Signora Colombo, Anna Cardini, donna diciamo di facile costume, Sergio Dipinto, Pangotto, Leo Gavero, Onorevole Vendimiglia, Elisa Mainardi, Madama di Tebe, Alfredo Rizzo, Avvocato, Randolfi, Tony Scarfe, Charlie Bronson, Alessandra Cardini, Ines Stefanucci, Yolanda Angelucci, Lena, poi Valerio Isidori, Dingo, Salvatore Baccaro, cliente della Veggente, Ennio Antonelli, Cicerchia, Mimmo Poli, Erbuiaccaro, Francesco Annibali, Sorgigi, Vasco Santoni, Gnappetta, Mario Donatone, capo operaio, Piero Vivaldi, usciere del ministero. Doppiatori Ferruccio Amendola, Quindo Cecioni, Vittoria Febbi, Silvana Cecioni, Alina Muradei, Signora Colombo, Michele Gammino, Charlie Bronson, Sergio Fiorentini, Erbuiaccaro, Gigi Reder, usciere del ministero, Gianni Marzocchi, capo operaio. Ovviamente sappiamo che Thomas Millan, Bombolo, protagonisti anche di tanti altri film. Qui leggo per esempio come collegamenti ad altri film, tipo riferimenti alla serie poliziottesca del personaggio di Nico Giraldi, per mezzo di alcune esternazioni di Quindo Cecioni, che interpretato da Thomas Millan viene soprannominato Ermonnezza, esclamando: "Non sono mica la squadra antifurto", riferimento all'omonimo film del 1976.
è che in una conversazione telefonica sostiene di essere stato arrestato proprio da El Pirat, soprannome di Nico Giraudi. A Collinza, leggo qui, incassi e botteghini fu di 1 miliardo e 86 milioni di lire. Ovviamente ci sono state anche delle critiche per questo film, tipo tra sud e nord, metafora dell'unità d'Italia all'insegna dello spettacolo popolare. Segnalazioni cinematografiche si sarebbe potuta dimostrare ugualmente fruttuosa. Colonna sonora, in diversi momenti del film è possibile sentire alcuni brani presi dalle colonne sonore dei film di Spencer e Terence Hill, composte e dirette dai fratelli De Angelis, tra cui Anche gli angeli tirano di destro nel 74 e Due superfici quasi piatti nel 77 e Pari e dispari nel 78. Quindi penso che ovviamente, diciamo, io un po' più grandicelli di me, visto che io più o meno a luglio faccio 27 anni, sicuramente l'hanno visto almeno un paio di volte questo film. Certo, io magari non è stata la prima volta, però non vedevo questa, ovviamente legalmente, questa pellicola da un bel po' di tempo, e anche con questo voglio dare un piccolo accenno al fatto che a Trani, per esempio, nonostante un po' la situazione abbastanza critica attualmente anche del cinema teatro impero, abbiamo il circolo del cinema di Norisi, che io per esempio ho avuto l'onore anche di avere la conoscenza di Lorenzo Leone Procacci, e quindi, che dire, bel film questo di Thomas Milne e Renato Bozzetto. E quindi vediamo un po', in base a ciò che mi va, tipo nella giornata, su questo ci basiamo, su magari vedete video su YouTube, magari anche attraverso Facebook. Ovviamente, come tutti quanti, un po' che si hanno, no, vari impegni, cose, anche il percorso via che sto comunque continuando, progredendo per quanto riguarda la patente europea del computer, avvicinandomi piano piano sempre di più all'obiettivo finale, quindi fino poi a quello che sarà l'ultimo esame. Grazie a voi tutti, quindi niente, se non lo vedete da molto questo film, vedetelo. Ricordiamo nuovamente il titolo, Uno contro l'altro, praticamente amici. Grazie a tutti e alla prossima, quindi buon fine settimana nuovamente. Noi ci vediamo alle prossime occasioni. Ciao a tutti!